Good morning, Bolin. Allora, vi devo raccontare una storia e più dopo vi faccio leggere una cosa sui cavalieri di Malta che posseggono l'Antartide. Mi hanno scritto là un nome, perché dovremmo credere a queste cose di quello? Allora, voi forse non avete capito di cosa stiamo parlando, eppure ce l'abbiamo sotto gli occhi. Cerco di essere veloce perché è un po' lungo. Ieri non li potete vedere perché di colpo è arrivato qualcuno, non so chi, e ha cancellato tutto lo scambio che ho avuto con questo utente, le mie risposte e le sue non ci sono più. Meno male ho chiamato pure Dave, ragazzo che sta qui, che gli ho detto guarda un po' sti post, lui l'ha visti, alcuni penso che li hanno visti. Un utente che si chiama Faggio60 mi scrive un post dicendo guarda, fai dei video interessanti, però questo video... Dici qualcosa come se stai scoperto chissà che cosa, ma guarda che l'Antartide che è dei Cavalieri di Malta lo sanno tutti. Allora ho detto scusa, ma tutti chi? Che qua la gente tutti a scrivere, no, perché l'Antartide trattato non è di nessuno. Tutti chi? A me non mi risulta. E gli ho detto, e se visto che lo sanno tutti, tu per esempio dove l'hai saputo? Fammi sapere. Non mi rispondeva subito, quindi c'è la possibilità, ma non credo, poi vi spiego perché, che sia un fake, cioè uno che dice che, cioè, nel senso che mi ha risposto così, mi ha detto, io lo so perché sono un cavaliere di Malta. Porca miseria. Allora gli ho detto, vabbè, di che livello sei? Mi ha detto, sono di terzo ceto, cavaliere di grazia magistralis. Ma andiamo a vedere là, io conosco gli... Cioè questi devono avere 200-300 anni di provata con documenti di cosa paterna di nobiltà, chi 200, chi 400, eppure la moglie, se la moglie non è cosa nobile per tre generazioni deve avere un ceto elevato, insomma vabbè poi lo trovate. Dove voglio arrivare? Che io ho scambiato queste mail con lui. Pubbliche, le hanno viste tutte per quasi tutta la giornata sono state. Poi la sera sono totalmente scomparse. Quando un cavaliere di Malta, gli ho detto di quale livello, lui mi dice quel tipo di livello, al che gli ho detto, posso farti una domanda impertinente? O veramente gli ho detto se puoi dirmelo il tuo livello, lui mi ha detto certo, non è un segreto, sono terzo ceto, cavaliere di grazia, vabbè. Ripeto, c'è una minima possibilità che possa essere uno che dice che cavaliere buono non è, però uno che viene a fare il trollo o qualcosa qui, viene a smontare quello che dico, non viene a dire sì, lo sanno tutti che il cavaliere è l'Antartide. Al che gli ho detto, posso farti una domanda un po' impertinente, cosa ne pensi del Papa? Si stava meglio con Ratzinger. Il motivo poi ve lo spiego perché. E lui mi ha risposto col motto loro, tutti o fedeli, obsequi, vabbè, insomma, servono questo, però mi ha risposto, ma molti se lo sono dimenticati. A che gli ho detto, ti ho detto così perché servire un gesuita per un cavaliere di Malta non lo so fino a che punto. E poi gli ho detto, perché il vostro gran maestro da quando c'è Ratzinger si è dimesso, Ratzinger, quando c'è Bergoglio si è dimesso, e Bergoglio il giorno dopo gli ha accettato le dimissioni e ancora non è riuscito a mettere un nuovo maestro. Al che non mi ha risposto e dopo di questo, ma era passata già mezza giornata, non sono scomparsi tutti i suoi post e tutti i miei post. Adesso, di cosa stiamo parlando? Dice, ma Wikipedia, io non sto rivelando niente, solo che anche nessuno se lo va a leggere, chi se lo va a leggere non capisce, non lo so, voi non avete capito. L'ordine dei Cavalieri di Malta è come uno Stato, è come il Vaticano, non parte del Vaticano, esiste le nazioni, il Vaticano, i Cavalieri di Malta. Il Sovrano Ordine Militare Ospedaliero, quindi abbreviato, vabbè, SMOM. Sovrano Ordine Militare Ospedaliero San Giovanni di Gerolerne di Rodi e Malta, comunemente, vabbè. È riconosciuto da una parte la dottrina seguita dalla giurisprudenza italiana e da gran parte della comunità internazionale come soggetto di diritto internazionale, pur essendo, vabbè,
In effetti l'ordine ha come unico collegamento con le comunità internazionali il fatto che aveva governato. Vabbè. Ma quello andatevelo a leggere, sovrano militare ordine di Malta su Wiki. Andatevi a leggere bene bene perché è inutile che, ma comunque delle cose ve le devo dire. Istituzioni 15 febbraio 1113. Stiamo parlando di questa roba qui. Ok? Allora, lo tengo qui così lo vediamo insieme. La carica è vacante. Perché vedi Papa Francesco, aspetta, non lo faccio. Vabbè, lo trovate lì. L'ordine emette francobolli, ha una moneta, stampa moneta, la festa è il 24 giugno su Giovannei. Allora, sovrano ordine militare, la storia, adesso guardate qua cosa dice. Situazione attuale, guardate qui. Il sovrano ordine di Malta è un ordine cattolico, istituzione di diritto internazionale pubblico, di cui si discute la natura sovrana, svolge attività mediche, vabbè. L'associazione dei cavalieri italiani ha un proprio corpo militare speciale ausiliare dell'esercito italiano, il corpo militare ISMOM, che svolge attività mediche in periodo durante le missioni di peacekeeping, sì, perché ora esistono ancora le missioni. Il sovrano militare ordine di Malta emette francobolli propri fino al 2004 con il valore facciale in grani, tali e scudi al 1 gennaio, vabbè, vengono utilizzati per la cosa. L'Ordine di Malta è un'organizzazione riconosciuta internazionalmente, possiede una propria bandiera, una costituzione, un rappresentante, organi esecutivi e giuridici ed emette passaporti e francobolli, intrattenendo anche autonome relazioni diplomatiche con oltre 100 nazioni e con le organizzazioni internazionali. Conclude accordi con altri soggetti di diritto internazionale, stati, organizzazioni internazionali, Chiesa Cattolica, lavorando in... Vabbè, esistono anche... pareri contrari del riconoscimento dell'ordine sovrano di esperti tedeschi, ce n'è uno qui proprio in Brandeburgo, me la fa l'apposta attaccata a me. In Italia lo SMO gode del diritto dell'extraterritorialità e i rapporti tra l'ente e lo Stato italiano sono gestiti dalle rispettive ambasciate. Il Ministero della Difesa e quello degli Interni italiani gestiscono l'organizzazione delle targhe automobilistiche del Servizio Militare dei Cavalieri dell'Ordine di Malta. Vabbè. Le targhe terminano con le lettere XA, quando vedete XA sono loro. Attualmente i francobolli dell'ordine vengono... Vabbè. La coniazione delle monete, scudo maltese, viene realizzata a Roma nel 61, Parigi nel 62, Arezzo nel 63, dal 64 è affidata alla zecca dell'ordine di Malta, che però in rosso non puoi andare a cliccare a vedere. Wikipedia, metti qua, non c'è la voce che lo spiega. Questi stampano moneta. In più... mo te lo ritrovo. Questi hanno un seggio, eccolo qua. Presso l'Organizzazione delle Nazioni Unite, l'ordine ha ottenuto lo stato di membro osservatore, tra virgolette, dell'Assemblea Generale del 24 agosto, novembre, similmente alla possibilità di prendere parte, vabbè. Relazioni con la Santa Sede, vabbè. Questi ci hanno un seggio, no. Allora, guarda qua, la regola per lo più seguita, almeno su quando vede la precedente, la cerimonia della Repubblica Italiana dà le precedenze alle insegne dell'Ordine di Malta anche rispetto a quelle degli ordini della Santa Sede, mentre tutti gli altri sovrani esteri questa consuetudine non viene rispettata perché priva del benestare papale. A seguito dello scontro con la Santa Sede che ha dato seguito alla riforma della Costituzione Militense, non sarà più prevista la classe nobiliare dell'Ordine. Sedi ufficiali in Italia, Palazzo Magistrale a Roma, Via Condotti, residenza del Gran Maestro, mentre altre sedi sono in città di Villa Magistrale sull'Aventino, la Casa dei Cavalieri di Roma su Via della Salita del Grillo, alle spalle di Via dei Fori Imperiali. Tutte le sedi godono di diritto di extraterritorialità. Non si tratta di territorio appartenente all'ordine, ma affidato senza vincoli dallo Stato come avviene normalmente per le ambasciate. Cioè io vado là dentro, i carabinieri non mi può venire a prendere. In Italia l'ordine è diviso nel Gran Prioriato di Roma, vabbè, sedi successive, e qui dopo vi leggete i ceti, i livelli, no? Al primo ceto appartengono i cavalieri di giustizia, guarda qui, per essere ammessi dai cavalieri d'onore, infatti, 4 quarti di nobiltà per 200 anni, 250 anni di nobiltà per la linea paterna, oltre 200 anni degli altri 2 quarti, cioè tutta roba di sangue.
Quest'altro 450 anni di linea paterna dimostrabili, devono dimostrare. Ok? Istituzioni dello SMOM, poi vi leggo un'altra cosa. C'è qui addirittura uno dei cosi, Alessandro Borgia dal 1865, luogotenente, cioè con la famiglia Borgia. Vabbè, stiamo a parlare di cose proprio. E qui, the United States of Heart of Europe, permanent mission delegation of Sacialan membro. pazzesco. Ok. Ok, no, vi volevo leggere quello che dice... vedi, dovete leggervi tutto quanto. Io adesso vi chiudo una cosa perché è importante. Guardate qui, relazioni diplomatiche dell'Ordine di Malta. Ora guardate bene, questi verdi sono quelli che hanno le relazioni diplomatiche, solo che nessuno in questa mappa spiega perché qui questo, forse lo riesco a aprire di più, qui questo pezzettino del Brasile, penso che sia una provincia di Bahia. Ah, no, questo mi sembra che... No, questo non è Bahia, questo deve essere Suriname o qualcosa del genere. O dove stava la Cayenne, là, come si chiama, la Guyana francese, qualcosa del genere. Più la Francia, il Belgio, la Svizzera e la Germania sono di un verdino fosforescente e nessuno qui spiega perché. Comunque, sapete perché è importante questa mappa? Perché si vede che tutti i paesi verdi sono sotto la loro influenza, e allora vuol dire che quelli grigi sono sotto la parte dei loro antagonisti. Difatti, guardate, l'Inghilterra, quindi Stati Uniti, Canada, Messico, Alaska, qui, Svezia, Norvegia, Libia, Tunisia, Algeria, Mauritania, qua sotto, no, questa è Costa d'Avorio, insomma, Sudafrica, vedi gli inglesi, così, no? Tutta la parte rara, l'India, la Cina, tutta l'Australia, non, e il resto dei verdi russi, guarda tutta l'Europa, l'Italia in prima, beh, tutto quello verde. Evidentemente qui si gioca la partita. Questi sono i paesi che influenzano i Cavalieri di Malta, e quelli grigi sono quelli che influenzano gli inglesi. E qui il discorso sionista si inserisce, credo, sul discorso grigio. Vediamo. Comunque. Questo era quello che volevo dire, pardon, una chicca, mi ha mandato, pardon, ok, lo faccio da qua, mi ha mandato Anthony un video, se lo trovo, ok, l'ho trovato, americano, this is actually happening to Antarctica. Ma non è tanto quello, ho visto un post sotto di un americano, perché questi sono americani, guarda che gli ha scritto, ci sono rimasto, ragazzi, pazzesco. Poi gli hanno messo pure 11 pollici in su. Guardate che gli ha scritto. Guardate questo post cosa gli ha scritto. Porca miseria. Perché questo video, poi ve lo metto, parla di... di cosa sta succedendo in Antartide, fare dei pinguini, le cose, ma poi, oddio, poi qui andiamo sull'irrazionale, al fianco troverete Israel News Alive, The Fallen Angel in Prison in Antarctica and are still alive, e che miseria, e dopo a fianco sai tutti quei video ve li fate voi in aggirata. Allora, avete capito, è venuto un cavaliere di Malta. Tu dici, vabbè, magari non era. No, era, perché io era, non ce lo posso garantire, però da come parlava, da quello che mi diceva nello scambio di cose, mi è sembrato. Quindi, il fatto che gliel'hanno cancellato, io non so chi è, la polizia postale, questi comandano tutto. Difatti io questo video perché sto solo dicendo le cose di Wikipedia, perché questi, come li tocchi, questi sono... specie in Italia, in Germania, cosa hanno tutto in mano. Quindi l'Antartico è loro. Questo è arrivato e mi ha detto, ma che lo sanno tutti? Ma tutti chi? Noi lo so, ma voi, i cavalieri, tra di voi lo sapete che l'Antartico è vostro.
Comunque avete capito di che stiamo parlando? Seggio all'ONU, extraterritoriale, si fa il passaporto, si stampa la moneta, e questo è solo quello che lo tengono stretto per non farlo vedere, e lo dice Vicky. Immaginati il resto. Cavaliere di Malta era tu, pure Mussolini era cavaliere di Malta, aveva la croce, un sacco di grossi personaggi. Anyway, mo dovrei andare a prendere David, ragazzo che forse oggi posto il video sulla berlina esoterica, che ancora non lo vedo, ma credo che è un capolavoro, un dono che vi faccio, che vi avevo promesso per i 300 iscritti, ve li faccio al doppio, a 600, 700, insomma, io. Ok, ci vediamo dopo col video quello stupendo sulla berlina esoterica, inedita, mai vista nessuno, là non ci pungeva i turisti, non so perché, poi lo spiego pure. Mi raccomando, andate sull'ordine su Wiki, leggetevi ogni parola e ricollegatela al discorso dei cavalieri che hanno l'antare, come lo hanno, come non lo hanno, perché poi mi sono scordato, vedi se ce la faccio, dice in un modo, non si sa come, pure Wiki lo spiega, dice tradizionalmente. Eccolo qua, tuttavia, eccolo qua, scusate. Esistono anche pareri contrari al riconoscimento dell'ordine come entità sovrana. Gli esperti tedeschi Helmut Steinberg e Wengler e l'internazionista inglese Ian Bromley concordano sul fatto che il riconoscimento di alcune nazioni non implica automaticamente il possesso dello stato di soggetto di diritto internazionale. A prova di ciò, l'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni non prevede per l'Ordine di Malta un prefisso identificativo radio proprio, come avviene invece per la Santa Sede e l'autorità palestinese. Tuttavia, senti qua, tradizionalmente, uno va a pensare che sto tradizionalmente nessun altro soggetto di diritto internazionale ha messo in dubbio la soggettività internazionale dello SMOM, sovrano ordine, e su questo dato di fatto, sempre tradizionalmente, ma che cazzo si dice tradizionalmente, eppur con tutti i distinguo, nei manuali di diritto internazionale il SMOM è indicato tra i soggetti di diritto internazionale assieme agli stati, alla Santa Sede, distinta in questo senso dallo Stato del Vaticano, all'ONU, all'EU e alle altre organizzazioni internazionali. Tradizionali, i motivi sono una tradizione. Andate a vedere quello. See you later.